Beh, veramente bellissimo il nostro studio, pieno di giovani e pieno anche di idee, di intraprendenza, perché come ogni proprio lunedì, no, ma spesso di lunedì, c'è il nostro appuntamento con Parola d'Ordine. Parole d'Ordine. Parole d'Ordine. L'appuntamento di Radio Siena TV con l'Ordine dei Medici di Siena. Oh, allora, per i saluti un po' impegnativo, intanto benvenuti a tutti, benvenuto al nostro Roberto Monaco, presidente dell'Ordine dei Medici, che ormai è uno di noi. Buongiorno Roberto. Abbiamo Folco Perego, che è uno studente del liceo coinvolto nel progetto di cui vi parleremo, e addirittura il preside del liceo Galileo Galilei, che ringraziamo di essere qua con noi, perché insomma alla fine la sua è proprio una voce, a parte quella degli studenti, di quello che poi è stato il progetto, e quindi ringraziamo anche il preside Alfredo Stefanelli. Buongiorno a tutti. Poi vi presenterò anche il parterre delle studentesse che si trovano alle spalle dei nostri ospiti, perché le faremo parlare. Intanto, Roberto, parliamo di un bellissimo progetto che vede coinvolto il MIUR insieme appunto all'Ordine dei Medici. Ce lo vuoi un po' raccontare? Sì, questo è un progetto che nasce come pilota a Reggio Calabria già 11 anni fa, che poi è diventato è stato fatto proprio dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi, di cui appunto, essendo segretario, adesso lo sto coadiuvando insieme al presidente di Reggio Calabria, al presidente di Varese, che sono un po' gli artefici di tutto quello che è la costruzione del progetto col MIUR. Il progetto si chiama Curvatura Biomedica e serve a portare nelle scuole il concetto di medicina, quanto è difficile fare il medico, perché fare il medico non è una cosa chiaramente semplice, non si insegna, ma non si impara su internet, ma si impara già iniziando dai banchi di scuola. Un progetto volontaristico che gli studenti con il quale gli studenti si approcciano in maniera veramente in maniera volontaristica, ma perché praticamente, allora, passione. Ti interrompo, sì. A quello che ho capito dai ragazzi, la possibilità è stata data a tutta la scuola, poi qualcuno di loro ha scelto sceglie chi vuole fare, esatto. Chi vuole fare il medico, oppure chi ha curiosità, oppure chi vuole fare intraprendere una carriera che interessa il campo della biomedicina, esatto. Può seguire queste lezioni, esatto. Fatte gratuitamente dai medici dell'Ordine dei Medici nazionale, in questo caso dell'Ordine dei Medici di Siena. Siena è stata fra le prime ad accettare di entrare in questo progetto, perché sinceramente pensiamo che è un progetto innovativo, e noi come senesi abbiamo voglia di innovarci sempre di più. È stato scelto dal MIUR il liceo scientifico Galileo Galilei, e settimanalmente facciamo un mese sì, un mese no, alternandoci con i docenti di scienze, e facciamo le lezioni. Quante ragazzi sono? Mi pare una cinquantina di ore, giusto, tutto il progetto? 50 ore, sì. In questo momento possiamo dire che 5.000 ragazzi in Italia stanno facendo questo progetto. Wow. Più di 70 scuole sono interessate, che prendono dal nord al sud fino al centro, e circa 75 ordini dei medici sono interessati al progetto. Molto bello. Senti, vorrei rubarti ancora un commento, Roberto, perché trovo che questo si inserisca bene con il dibattito che facevamo sul numero chiuso di medicina. Questo potrebbe essere davvero un'alternativa valida, un modello un po' alla francese, giusto? No, perché il modello alla francese in un certo senso mette i ragazzi che appena entrano nell'università, dopodiché dopo l'anno prossimo, se non fanno gli esami, a quel punto vengono... Quindi devono lasciare in base al rendimento. Noi facciamo questo qua, è un progetto che può essere innovativo per questo, perché facciamo in modo che i ragazzi già si approcciano con una voglia di fare il medico, cosa che non tutti poi alla fine dopo che fanno. E evitare il numero chiuso significa incrementare l'imbuto formativo. Noi non abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di specialisti. E allora cosa vogliamo fare con questo progetto? I ragazzi che vanno a fare il test di medicina, per ora è un test che è molto generico, molto, no? Generale. Quindi non capiscono poi se sarà davvero quella la cultura generale, loro strada. Serve a poco, no? Sì. serve a tutto, certo, ma serve a tutti, però. E per fare il medico abbiamo bisogno di qualcosa di più specifico. Dove impararlo? Nei banchi di scuola. In questi 3 anni, in maniera tale, cercheremo di lavorare su un progetto ancora ulteriore che si chiamerà liceo biomedico, e laddove i ragazzi possono studiare, possono imparare, e poi le domande potranno
saranno conseguenziali. Certo. Quindi un bel modo anche intanto per arrivare prima e quindi capire meglio se davvero è la strada. In questo caso ci risponde Folco, che magari saprà a questo punto, dopo aver fatto un po' di corso, se quella può essere davvero la sua strada. Perché mi dicevi, insomma, che è un po' anche impegnativo, insomma, un corso sicuramente consistente. Decisamente il corso fin dalle prime lezioni c'è una scrematura abbastanza importante, questo anche perché praticamente questo corso di biomedicina risulta essere una materia aggiunta a quelle, quindi che in più a tutto quello che già fate, e diciamolo, no, insomma, oggi sono un bel po' i compiti, sì, da fare. Per l'appunto la lezione è una lezione pomeridiana e si svolge dopo finite le 5 ore di lezione giornaliere, però lo studio a casa, diciamo, è decisamente maggiore, soprattutto in preparazione, certo, agli esami ai test che vanno sostenuti. Quindi un bel impegno in più, e verrebbe da pensare, dopo torno su di te Folco, sì, perché mi interessa anche il parere degli studenti, però preside, verrebbe da pensare, ecco, chiediamo su base volontaria chi vuole fare il corso, mi preparo a non avere nessun iscritto, e invece no? Progetto che è molto interessante, ormai siamo al secondo anno e ha visto l'adesione di tantissimi, vedi, alunni. Forse non ve lo aspettavate, non lo so, chiedo. Primo anno, lo scorso anno ci aspettavamo un numero inferiore, mentre invece abbiamo avuto quasi 70 iscritti delle classi terze, per cui essendo solamente le classi terze si tratta di un numero consistente. Bello consistente. C'è stata chiaramente una scrematura perché appunto Folco diceva che è impegnativo, si tratta di ore che vengono fatte per lo più nel pomeriggio oppure vengono fatte insieme ai medici dell'ordine dei medici, a volte anche in ospedale, in presenza. Ah, quindi ecco, c'è anche una parte di tirocinio che si svolge proprio in loco, proprio nell'ospedale. Questo è molto importante perché è già un po' come conoscere il posto di lavoro del futuro, no? Vediamo se questo davvero può essere, sì, il mio impegno. Sono interessate le ragazze e ragazzi che hanno magari qualche disponibilità per poter poi proseguire gli studi. Certo. Post diploma in ambito medico, sanitario, certo. Comunque all'Università di Medicina. Quest'anno abbiamo avuto un numero minore di iscritti proprio perché le difficoltà sono tali che abbiamo avuto circa 40 iscritti delle classi terze. Logicamente alla fine di ogni anno c'è una scrematura. Certo, naturale alla fine. Naturale perché ci sono degli step con degli esami predisposti a livello nazionale e per poterli affrontare bisogna comunque avere una certa, certo, preparazione. In parte la preparazione è data dai docenti della scuola, ma in buona parte dai medici dell'ordine dei medici senesi che vengono a scuola oppure ci accolgono nelle loro strutture per poter fare questo tipo. Ecco, immagino preside anche per la scuola comunque un bel impegno in più, nel senso impegno notevole. Noi siamo stati selezionati in Toscana, ci sono solo due scuole che sono state selezionate dal MIUR, noi il liceo Galilei di Siena e un liceo di Firenze. Grazie anche al supporto, ripeto, importante dell'Ordine dei Medici, questo progetto sta andando avanti nel migliore dei modi. Bello. Sicuramente. C'è la collaborazione di tutti alla fine. La collaborazione quindi di tutti. Tornerei proprio su questo argomento con i nostri studenti perché vogliamo sentire anche il loro parere, perché loro saranno veramente molto severi nel commentare anche questo corso, che secondo me è veramente una bella idea. Però ci fermiamo, un piccolo break per gli acquisti e poi torniamo con parole d'ordine. Vuole forza e coraggio, è inutile negarlo, forza e coraggio per svolgere la professione di medico, forza e coraggio anche per fare il professore, perché qua ne abbiamo, ma anche per fare lo studente. Torniamo al nostro argomento, siamo appunto all'interno della nostra trasmissione Parole d'Ordine. Parole d'Ordine. Parole d'Ordine. L'appuntamento di Radio Siena TV con l'Ordine dei Medici di Siena.
Sì, è con l'ordine dei medici, ma questa mattina ci concentriamo, caro Roberto Monaco, che ormai sei uno di noi, sul percorso scolastico di potenziamento, orientamento, biologia con curvatura biomedica, che è un parolone, insomma, un po' complicato, però abbiamo capito, si tratta comunque di una possibilità in più per i ragazzi di capire prima quale sarà magari la loro strada, la loro professione, e perché no, insomma, ridurre quel grande numero di studenti che poi, una volta finita magari l'università, si trovano in questo limbo, perché poi di limbo si parla, no? Roberto? Sì, ma è anche è un percorso veramente affascinante, perché serve anche a fare crescere i cittadini del futuro. Esatto. Perché un paese civile deve pensare alla salute e all'istruzione, no? Esatto. E mettere insieme questi due mondi è affascinantissimo. E c'è una cosa importante, che mette insieme tutta Italia, cioè, nel senso, le lezioni vengono costruite in una cabina di regia dove ci sono io a livello nazionale, e quindi tutta Italia fa le stesse lezioni. Chiaramente poi ogni docente metterà del suo, però le idee confluiscono tutte nelle stesse lezioni. In più il MIUR c'è una cabina di regia nella quale anche lì sono presente, e insieme alla professoressa Princi di Reggio Calabria, che è un docente, la preside della scuola, e insieme al dottor Massimo Esposito, che è proprio un funzionario del ministero, e insieme al dottor Stella, al dottor Veneziano, che sono presidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria e di Varese, ecco, insieme cerchiamo di ci incontreremo nei prossimi mesi per decidere quali saranno gli istituti per il prossimo anno, perché ci sono state ulteriori richieste. Bene. E ulteriori ordini dei medici, quasi tutta la Toscana, per esempio. Bello. Che farà parte di questo progetto, oltre Siena e Firenze. È un motivo sicuramente d'orgoglio, Edivano. È un motivo d'orgoglio, sì. Sicuramente. E quindi andiamo avanti, perché è veramente importante. Assolutamente. Intanto noi salutiamo Folco Perego, che ci ha lasciato, doveva tornare a lezione velocissimamente, ma sono bravi sti ragazzi. E vorrei dare il buongiorno e il benvenuto anche alla coordinatrice di questo progetto, Stefania Satta, che è qua con noi, non ha in questo momento le cuffie, ma cediamo volentieri. Non è stato, immagino, facile organizzare anche tutto questo percorso, Stefania, chiedo a te. Non è stato facile, però i soggetti interessati, i ragazzi, sono stati bravissimi. Erano molto motivati, sì, vero? Molto, molto motivati. Hanno preso questo corso proprio come una palestra in cui si esercitano. Considerate che loro ogni anno fanno 90 domande che spaziano su 4 unità modulari, quindi 4 apparati, sia da un punto di vista patologico, quindi fatto dal medico, che si dà un punto di vista anatomico, e ogni anno, quindi 90 domande, in pratica loro si esercitano su 270 domande, quindi il corso è complesso. Sì. È complesso, lo dico perché io insegno questa materia, quindi però è bello vedere i loro interessi, è bello vedere come loro si sono buttati, diciamo, su questa esperienza, come loro in pratica stanno vivendo questa esperienza in maniera molto molto attiva. Ecco, perché lei ha detto giustamente una parola, la professoressa ha detto è complesso, ma è interessante. E io adesso chiedo, intanto salutiamo anche Irene, che sono arrivate tra noi, e poi la nostra Elisabetta Ferraro, che era già posizionata, e chiedo a voi un commento, perché complesso si può affrontare se la materia è interessante, se è ben spiegata, giusto o no? Che mi dite di questo corso? Come vi è sembrato? Allora, io personalmente ho iniziato ad affrontare questo corso solo per curiosità. Perché vedi, è una bella qualità, sì, la curiosità, assolutamente. Perché non pensavo di andare a fare un'università di medicina. Però, devo essere sincera, grazie a questo corso adesso sono abbastanza orientata per questo tipo di università. Vedi, cioè, quindi, non eri partita con quest'idea, esatto, ma poi questo corso ti ha alla fine cambiato direzione. Sì, quindi bello. Comunque, nonostante la complessità, sono soddisfatta di quello che viene fatto e sono contenta. Bello. E Elisabetta era partita con l'idea di fare il medico oppure no? Ecco, a me le scienze mi sono sempre piaciute tantissimo, fin dalle elementari, però è una materia, diciamo, molto vasta. Esatto. Per quanto riguarda gli argomenti.
E dall'anno scorso, diciamo d'estate, ho cominciato a pensare, diciamo, ad alcune parti delle scienze che mi piacessero particolarmente, per esempio la genetica. E quest'anno è capitata proprio l'occasione di fare questo corso su comunque il corpo umano. E quindi già hai approfittato subito, hai detto era quello che cercavo. Assolutamente. E quindi ho anche cominciato a vedere un po', mi sono interessata dell'università, cosa si fa, insomma cosa si studia, e comunque penso sia importante anche conoscere il nostro corpo dal punto di vista anatomico e come funziona. Assolutamente. Perché è importante anche conoscere se stessi dal punto di vista scientifico. Ci riguarda tutti, sì, alla fine. Assolutamente. Che bello avere questa energia positiva nei giovani, questo è lo trovo una cosa bellissima. Roberto, volevi aggiungere qualcosa a quello che diceva Elisabetta? Volevo aggiungere che è bellissimo vedere questo entusiasmo. Sì, io sì. Devo ringraziare anche la Commissione Giovani Medici di Siena che sta portando avanti questo progetto. Io personalmente, quando è possibile, vado a fare lezioni e sono entusiasmante. Ci credo. Sono bellissime da vedere. È un lavoro in più anche per voi, ma lo fate volentieri. No, volentierissimo. È chiaro che va strutturato per bene, ha finito la sperimentazione. Esatto. La sperimentazione durerà 3 anni. Noi siamo già al secondo anno e abbiamo iniziato anche la sperimentazione del primo anno. Oh. E se fosse un farmaco sarebbe già pronto per essere, perché quando i farmaci sono sperimentati, a volte le sperimentazioni, quando si vede che il farmaco è talmente sicuro, non ha controindicazioni, si interrompe la sperimentazione e si parte direttamente, esatto, dandolo a tutti. La produzione. Ecco, se fosse un farmaco si potrebbe già partire. Quindi possiamo già, e qua c'è Irina. Giusto. Irina è già al secondo anno, quindi può darci anche un'impressione di chi già l'ha fatto l'anno scorso. Sì, sì. Anch'io è il secondo anno che lo faccio e credo che sia un corso molto formativo e anche un orientamento molto utile. E oltre a molto interessante, la parte più importante credo sia il contatto diretto con i medici e anche con il posto di lavoro, perché puoi immaginarti già in un futuro. Esatto. Magari, non lo so, parlo da persona che non lo ha fatto, magari è anche sorprendente dire ma guarda, non me lo immaginavo così. Sì. È molto più difficile di quanto di quello che pensavi. Sì, questa scrematura di cui parlavamo, perché non tutti giustamente comprensibilmente proseguono il corso, è un aiuto che diamo ai ragazzi, perché evitiamo loro di sprecare il tempo. Sprecare il tempo, no. Ma soprattutto vedono delle cose che non avrebbero mai visto. Mm. Per esempio vanno a vedere al microscopio come è fatto un globulo rosso, come è fatto un globulo bianco, fanno una simulazione su manichini. E quest'anno all'Ordine dei Medici parleremo di etica. Insomma, cercheremo un pochettino di ragionare. Un ringraziamento particolare alla professoressa Sattar e al preside Stefanelli, perché hanno avuto una lungimiranza incredibile nel portare avanti questo progetto, e a tutti gli insegnanti del liceo. Bello, perché a Cesare quel che è di Cesare, ci vuole, quando ci vuole ci vuole. Allora, se siete d'accordo, mandiamo un piccolissimo break per gli acquisti, ma torniamo, perché poi io con questi ragazzi ci avrei un sacco di domande, avrei veramente tante curiosità, e allora torniamo proprio su questo argomento anche con il preside Alfredo Stefanelli, che ci ha nuovamente raggiunto, parlando di questo bellissimo percorso. Un piccolo break e ancora parole d'ordine. Night to Remember, la musica che abbiamo ascoltato. 9:55, tempo di tornare al nostro Parole d'Ordine. Parole d'Ordine, Parole d'Ordine. L'appuntamento di Radio Siena TV con l'Ordine dei Medici di Siena. Sono molto triste, mi scappa la lacrimuccia, perché questa è l'ultima puntata, ahimè. E allora vediamo di chiudere in bellezza. Lo facciamo parlando di questo bellissimo progetto che è stato appunto sposato dal MIUR e che vede tanti giovani fare subito pratica con il mondo del lavoro, con quelle che sono le lezioni tenute proprio da docenti anche dell'università. Abbiamo le nostre Irina, Irene ed Elisabetta che ci possono dare direttamente un parere. Io vorrei chiedere loro qual è stata la lezione o l'argomento che vi è piaciuto di più, che vi ha emozionato, che vi ha incuriosito. Il microfono è un po' sensibile. Prego ragazze, cosa vi ha colpito di più? Dunque, io sono al primo anno, quindi per ora abbiamo fatto solo 4 argomenti, e devo dire che mi ha appassionato tantissimo l'ultimo argomento che abbiamo fatto, quindi il cuore, le patologie legate, ancora dobbiamo finire, però insomma diciamo è la parte che comunque hai trovato più in cui interessante. Entro di più, sì. Okay. Irina?
Credo che la parte più interessante sia appunto quella delle patologie con i medici, perché fanno esempi diretti di problemi quotidiani che possiamo trovare nelle nostre persone più care o amici, esatto, conoscenti, quindi... Ed è bello, immagino, poter capire meglio anche come aiutare le persone, sì, che soffrono, sì, insomma, sì. Questo credo sia la vera vocazione di un medico e dovrebbe tornare. Lei è medico già? Irina, ti sta indicando Roberto? Siamo stati l'anno scorso nei laboratori di ematologia. Al microscopio. Ah, vedi, perché non abbiamo parlato del fatto che insomma c'è lo stage proprio anche su, insomma, nei centri di analisi, nei laboratori. Sì. E poi anche nel reparto di neurologia ci hanno fatto vedere come si svolge una visita neurologica. Senti, ma com'è il personale? È contento di poter mettere a vostra disposizione il sapere? Sì, al medico, e c'era anche una studentessa tutor al sesto anno. Che vi molto ha fatto un po' disponibile. Da guida. Sì. Bene. E per il preside, che bilancio possiamo fare, preside Stefanelli, di questa esperienza? Si tratta di un bilancio assolutamente positivo, forse anche inaspettato all'inizio per quanto riguarda la nostra scuola, il Galilei. Quello che, perché appunto c'è stato un successo dal punto di vista delle iscrizioni, ma soprattutto anche di ciò che le ragazze e i ragazzi sono riusciti a recepire, certo, dal punto di vista della formazione, e credo che molti di loro, quelli che hanno preso parte a questo progetto, forse al termine degli studi liceali si faranno riferimento appunto a qualche università scientifica, spero a medicina nello specifico. L'idea forte dovrebbe essere quella che questo progetto si allarghi a livello nazionale anche a molte altre scuole, lo sosteneva prima il dottor Monaco, probabilmente già dal prossimo anno entreranno in campo anche altre scuole, non solo toscane ma insomma italiane, che entreranno a far parte di questo progetto organizzato dal MIUR in collaborazione con l'Ordine dei Medici, e che quello che io auspico è che per queste ragazze, per questi ragazzi che appunto sostengono i tre anni anche con un percorso complesso e comunque impegnativo, ci sia poi la possibilità di un approccio alle facoltà scientifiche, così qua migliore, con una piccola, come dire, io mi spero una piccola agevolazione per loro, soprattutto, esatto, per i test d'accesso, certo, e di ammissione. Il tutto non l'abbiamo detto, ma lo chiedo al preside, tutto questo corso si è svolto senza nuocere alle altre materie, quindi i ragazzi si sono impegnati veramente tanto per non... No? Nuoce solo nei limiti che per il fatto che loro diversi sono impegnati maggiormente. Quindi chiaramente hanno un surplus di studio da dover portare avanti. Si vede, insomma, le guardi. Appunto, si tratta di tutte ragazze molto in gamba, quindi, però per lo più tutte le attività di cui stiamo parlando sono attività pomeridiane, esatto, al di fuori del curriculum, al di fuori appunto che non hanno rubato tempo più alle altre lezioni. Non rubano tempo, anzi secondo me arricchiscono molto il loro patrimonio, esatto, la loro formazione. Questo mi pare di capire anche dai loro sguardi, poi i ragazzi non mentono, perché questa è la cartina di tornasole, mi pare di capire davvero che è stata una bella esperienza. E Siena avrà, soprattutto il Liceo Galilei, avrà il pregio, il privilegio di essere davvero stato un pioniere in questo caso, appunto progetto pilota, perché da noi appunto si è svolto il primo. Immagino sia anche questo motivo d'orgoglio, Roberto, per l'Ordine dei Medici di Siena, no? Certo, l'Ordine dei Medici è un ente sussidiario dello Stato ed è giusto che sia, prima di tutto deve garantire i cittadini, esatto, e quindi costruire tra virgolette i medici del futuro a noi ci rende orgogliosi, certo, ma soprattutto ci rende orgogliosi il fatto che questo è un progetto corale che mette insieme la scuola, mette insieme i medici, mette insieme l'azienda ospedaliera universitaria senese, che mette a disposizione gli spazi e anche i propri medici. Insomma, è molto corale come progetto. E vorrei lasciarvi, io penso proprio che questa magari finisce adesso la nostra trasmissione, riprenderemo da fine estate. È una promessa che manterremo certamente. Però ecco, chiudere questa prima parte con un successo dai, soprattutto perché... con i ragazzi è quanto di più bello. Ci possa essere. Tra l'altro ci ha raggiunto anche Irene, alla quale vorrei chiedere che cosa farai da grande. Irene, l'hai deciso?
al secondo anno hai già un po' le idee più chiare? Diciamo che sì, ho un po' le idee più chiare, però ancora devo pensarci bene. C'è ancora un po' di strada, anche perché lo ricordiamo dura 3 anni questo corso, e quindi insomma c'è ancora tempo magari per affinare anche i propri gusti. Però mi sta aiutando poi, molto. Vedi, ti sta dando un aiuto importante. Questo è bellissimo anche proprio, come dicevi Roberto, per tutta la cittadinanza, insomma per la popolazione. Mi chiedo se in altri paesi esiste una cosa del genere fuori dall'Italia, o siamo veramente i primi? Perché per noi, sai, essere i primi in qualcosa non è una cosa così consueta, eh? Noi veramente siamo i primi in tantissime cose. Vedi? E che purtroppo siamo talmente abituati a parlarci addosso che non riusciamo a vedere quello che facciamo. Ma l'Italia, dal punto di vista sanitario, è una delle migliori nazioni al mondo, nonostante i grossi sacrifici che vengono fatti tutti i giorni. E riuscire a farlo, già iniziando dai banchi di scuola, dai ragazzi del terzo, quarto e quinto anno in un liceo, dove si studiano le scienze, certo, nel senso sempre, dove i ragazzi parlano con i medici, perché questo è importantissimo. E come? Un confronto perché diretto. Perché noi raccontiamo, certo, anche episodi vissuti, facciamo sentire anche la nostra passione. Anche quei ragazzi che lasceranno sapranno che fare il medico non è semplice. Esatto. Magari un giorno, quando saranno davanti a una sala d'attesa in un pronto soccorso, incominceranno a capire cosa vuol dire fare, certo, il medico, e magari abbassare un pochettino i toni, riuscire ad avere meno arroganza, meno aggressività e rispettarsi. Noi rispetto per chi ha spesso la nostra vita tra le mani dovrebbe essere doveroso. Come noi dobbiamo rispettare, certo, la scuola e, certo, gli studenti a cui andiamo a fare lezioni. Assolutamente d'accordo. E anche il corso si interromperà d'estate, ci si rilassa un attimo, si va al mare, eccetera. Ma noi torneremo con appunto parole d'ordine, con il nostro Roberto Monaco e con i tantissimi ospiti che ti ringrazio, ci porti ogni lunedì. Ritorneremo a parlare di sanità e di medici. Ringrazio ovviamente le nostre studentesse Irina, Irene, Elisabetta e anche Folco che era qua con noi. Ringrazio il preside Alfredo Stefanelli, ma anche la coordinatrice di questo progetto Stefania Satta, e ovviamente il nostro Roberto Monaco, che aspettiamo prestissimo qua sulle frequenze di Radio Siena TV. Grazie di essere stati con noi e complimenti per questo bellissimo progetto. Buona estate. Buona estate anche a voi. E noi andiamo a trovare le news subito dalla nostra redazione.